Siamo degli attivisti e attiviste, siamo migranti, siamo lavoratori, lavoratrici e vogliamo dire basta al razzismo in tutte le sue forme, in queste settimane, in questi mesi. Tanti sono stati gli episodi razzisti a cui la prefettura, la questura, la regione non hanno risposto, hanno una responsabilità. E questa responsabilità riguarda tutte le persone che quest'estate sono state abbandonate dalla regione Piemonte, interessata solamente a che nei campi venissero raccolte frutta e verdura a volontà, fregandosene completamente delle condizioni in cui versavano tanti e tante braccianti, lasciate completamente allo sbando. Ieri la polizia si è schierata a difesa di un gruppo di fascisti e razzisti che avevano l'autorizzazione per stare in via Garibaldi il fine settimana prima della chiusura a volantinare che dobbiamo respingere l'immigrazione. Avevano l'autorizzazione della questura. Basta immigrazione, loro dicono, sputando sopra le migliaia di morti che ci sono state nel Mar Mediterraneo, colpa di una politica migratoria che punta solamente al profitto sulla pelle dei migranti. Ecco perché siamo qui. Comunque ti chiedo in grazia a tutti quelli che è venuto qua per ascoltare noi oggi. Qua è la prima volta che ho parlato in piazza, perché abito qua a Torino da 2011. Intanto devi dire solo due pezzi molto importanti per noi. Siamo immigranti, abbiamo diritto di avere tutto, perché intanto noi qua Italia, un paese rispettiamo come i nostri paesi, perché le cose facciamo come i nostri paesi. Intanto Italia, Europa, mi dite un paese che di Europa che c'è la guerra? Non c'è. In Africa quanti paesi ci sono le guerre? Asia quanti paesi ci sono le guerre? Ma mi dite un paese che di Europa quale paese c'è guerra? Non c'è. Nessun paese. Noi abbiamo nostri genitori, fratelli come voi. Abbiamo diritto di avere documenti, quella parte prima. Per avere documenti più importante. Perché non puoi vivere senza documenti. Questo è uno. Seconda cosa. Il lavoro per non fare le cassate, sto facendo mercatino del balloon. Perché se uno non ti danno lavoro, tu devi essere, hai trovato la tua possibilità per vivere. Io parlo del mio paese, del Niger, sono del Niger. Del Niger c'è il ragno, c'è olio, c'è oro, ma più paesi che dicono più povere non c'è come Niger. Per quale motivo? Quanti stanno ammassando tra Niger, Mali, Algeria, Burkina, questi paesi? Dovete cambiare questa cosa. O non volete noi questo paese, o lasciate l'Africa vivere. Noi torniamo al nostro paese. In questo paese deve essere cambiato, deve essere che noi abbiamo valore come gli altri italiani, perché noi sentiamo come il nostro paese, perché chi vive qua da 10 anni ha diritto di fare tutto. Adesso per i miei documenti, andate a aprire la partita io per trovare permesso giorno. Se non lavoro, questi soldi dove arrivano? Le ragazzi, ragazze, tutti dovete studiare, dovete dire la verità su quello che sto sfruttando noi. Anche noi abbiamo valore, abbiamo nonne, abbiamo padre. Uno che vive da solo 10 anni senza vedere la sua famiglia, poi sta continuando questa cosa. Cosa pensate? Se dice che in Italia non c'è lavoro, dovete dare documenti. Uno può andare in altro paese a cercare lavoro. Non puoi rimanere così. Questo se uno ha documenti, puoi andare in Germania e Francia per cercare lavoro. Come migranti, come immigrati italiani di seconda e di prima generazione siamo scesi oggi in piazza
per chiedere documenti per tutti, perché i documenti devono essere un diritto e non devono essere un ricatto. Negare i documenti a delle persone vuol dire violenza, ma vuol dire violenza perché vuol dire negare diritti, vuol dire negare una sanità gratuita e sicura. E questo l'abbiamo visto qua a Torino la scorsa settimana, quando il Maria Vittoria ha mandato una circolare per segnalare i migranti senza documenti, cosa assolutamente illegale. Vuol dire negare la possibilità di stare accanto alla propria famiglia, perché si rischia di essere rimpatriati e abbandonare qua figli, figlie, genitori e parenti. Vuol dire crescere in Italia tutta la vita e non essere riconosciuti mai come italiani e italiane. Vuol dire non essere mai riconosciuti come cittadini, perché qua in Italia, in questo paese, si è italiani solo quando si è bianchi. Noi siamo cittadini come tutti gli altri, siamo persone e soprattutto vogliamo i nostri diritti, che non sono cose assurde da chiedere, ma sono semplicemente cose quotidiane. Il razzismo si manifesta nelle nostre vite quotidianamente, non è solo una questione di documenti, è una questione di quando stiamo in strada, di quando andiamo a lavoro, di quando ci ritroviamo negli uffici pubblici a dover interagire con delle persone in un ufficio che, solo perché non parliamo bene la lingua, allora ci trattano male, non ascoltano neanche quali sono le nostre esigenze e ci mandano via in malo modo finché non arriva qualcuno con noi. Dobbiamo sempre essere assistiti da qualcuno che parli bene la lingua affinché i nostri diritti vengano rispettati. Non possiamo andare in un CAF a chiedere dei documenti per fare un ISEE che subito veniamo trattati male. Non possiamo andare in ospedale che subito i nostri problemi di salute vengono sminuiti. Non possiamo andare a lavoro, a chiedere lavoro, perché appena vedono che non siamo italiani ci mandano via. Ecco, questo lei non sta più bene, per questo e molti altri motivi siamo scesi oggi in piazza, per chiedere basta di questo sistema razzista che relega le nostre vite a dei documenti e a delle identità che ci vengono sempre e solo affibbiate e non possiamo mai scegliere noi. E sfruttano le persone come loro schiavi, perché questa cosa tutti i genti che non parlano e stanno zitto hanno paura, perché quando tu parli dicono che tu sei la tua responsabilità, ti accusano, ti bloccano i documenti, ti fanno tutto casino. Per queste genti che non possono venire qua, non possono lottare, la lotta si fa in uno senza paura dove lottare, perché adesso a Torino, che è diventato difficile per tutti quanti, tutti vengono a passare in cassura, tu devi andare alle 5 di mattina, fino alle 12 dicono già chiuso, chi ritira deve arrivare alle 12, fino alle 5 chiuso, prendono pochi gente, l'hanno messo solo la polizia, ti insultano, ti fanno male, ti fanno arrabbiare, ti cercano di mettere dentro il casino sempre. Questa non è una vita, questa non è giusto. Non possiamo sopportare questa cosa, troppo peso sulla nostra pelle. Io non posso vivere in un paese che anche ho documento non posso avere lavoro, o se vado a un posto dove lavoravi tutti italiani mi metto dietro gli italiani, anche se il mio lavoro sono molto più, anche se io sono molto più bravo di quegli italiani, mi mettono sempre sotto di loro e mi pagano poco. Ti pari? Secondo voi è una cosa giusta in questo paese? Stiamo vivendo un paese che dicono che è un paese che ha democrazia, un paese che se va in tribunale trova che leggi vale per tutti. Io vado ogni volta in giro, gente mi chiamano negro di merda, non posso litigare con quelle persone perché? Perché se poliziotti mi trovano lì, mi chiedono il documento, io non ho il documento, mi portano in questura, mi finisco in guai. E gente continua a fare questa cosa, ogni momento che vai in giro e gente ti chiamano negro di merda, e gente ti chiamano che vai nel tuo paese, non puoi litigare, non puoi fare niente con quelle persone, perché? Perché se arrivano poliziotti non chiedono chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, poliziotti chiedono il documento, scusa, non fregano chi ha sbagliato, chi ha fatto quello, chiedono a te, soprattutto la UAI finisce sopra a te, se non hai il documento finisci in CPR. E un italiano per uscire in Italia e devi andare con una carta d'identità, e io sono un straniero, sono un clandestino, io devo avere una permesso di soggiorno più carta d'identità per uscire in Italia e per andare a trovare quello che voglio andare a trovare. Quindi la vita non è uguale per tutti, e bianchi sono molto più superiori di noi sia da lì e qua, ma di farti ricordare che siamo colonizzati dai bianchi. È 300 anni che i bianchi sono in Africa a rubare tutto quello che abbiamo, fino adesso sono lì a rubare tutto quello che abbiamo lì, e nessuno sta parlando di niente.
io 16 anni che io sono in Italia, qua in Italia, per rinnovare il permesso il problema, per avere i documenti il problema, per avere affitto il problema, per avere anche il lavoro il problema, anche se tu sei straniero che c'è documenti il problema, ma non lo so come facciamo vivere. Per esempio qua in questura di Torino, quello che mio fratello ha detto è vero, qualcuno che rinnova il permesso per dare appuntamento 6 mesi, come fai a vivere? Non c'è un modo per guadagnare un lavoro. Il problema è difficile in Italia qua, difficilissimo. Io sono andato a Francia, io sono andato in Spagna, io sono andato anche un po' a Germania. Però qua, veramente qua è stato di qua, se loro non cambiano, un giorno arriva un casino qua. Perché i migranti non è che stiamo dormendo, stiamo adesso svegliando.